Buonasera, allora intanto abbiamo rispolverato il video post partita, nell'immediato post partita, quindi non tiene conto di eventuali commenti di Thiago Motta, sui quali magari torneremo domani per approfondire ancora questa prima amichevole della nuova era, del nuovo corso bianco-nero. Allora, è chiaro che vanno segnalate tutte le attenuanti della situazione, una Juve ovviamente incompleta, la prima uscita contro un avversario che tra una settimana comincerà più o meno il proprio campionato, però un avversario di Serie B, della Serie B tedesca. Certamente la condizione fisica differente si è vista assolutamente, era inevitabile considerando appunto il differente grado di preparazione tra le due squadre, quindi ci sono tante tare da mettere sulla prestazione della Juventus. Diciamo che ecco, c'è stata anche una netta differenza sul piano delle azioni create. Una Juve che ha subito diverse palle gol nel primo tempo, gol frutto di errori, ma sempre quando una squadra segna poi l'altra commette qualche errori motivati appunto dalla mancanza di ritmo partita, da una preparazione molto intensa che sta facendo adesso la squadra, e soprattutto da una formazione che non può definirsi attualmente la vera Juve, anche se Thiago Motta è stato bravo perché ha cercato di mischiare un po' i next gen del primo tempo con la prima squadra, con quelli con gli elementi della prima squadra, e la stessa cosa ha fatto nel secondo tempo. Però è ovvio che certi errori individuali vanno a pesare, anche commessi Locatelli nel primo tempo, anche commessi Locatelli con Barbieri nel primo tempo, anche commessi comunque da giocatori di una discreta esperienza, appunto come Locatelli che ho appena adesso citato. Mettiamoci anche l'altra componente da considerare sempre, che qualunque squadra poco blasonata, come può essere il Norimberga che appunto fa la Serie B tedesca, che affronti più che la Juve quelle maglie. Ecco, perché ripeto, questa onestamente non può definirsi la Juve, ci mette il 200%. È chiaro che la squadra è indietro, ma perché ha trovato davanti a sé una squadra molto avanti. Che Thiago Motta debba lavorare ancora tanto, beh, era possibile immaginarlo. Certamente un 3-0, ecco, sta già facendo molto scalpore a livello di social, farà ancora più scalpore domani nei titoli dei giornali e nei servizi televisivi. Il mio mancherà perché sono di riposo, quindi non ci sarà il mio servizio televisivo su questa partita. Diciamo che, ripeto, vanno considerate tutte le attenuanti del caso, però un 3-0 è sempre un 3-0. 3-0 è un risultato pesante, anche se è vero che gli ultimi due gol sono arrivati negli ultimi 5-6 minuti. Resta il fatto che squadra di Serie B o non di Serie B, Juve imbottita dai giovani o non imbottita dai giovani, specialmente il secondo gol con un giocatore completamente. E lì c'era anche Gattiner, eh? Gatti nervoso, poi si è fatto prendere da eccessi di nervosismo, questi corpo a corpo, questi spintoni, eccetera. Non è la prima volta che lo vediamo con questi atteggiamenti, quindi è un ragazzo su cui bisogna continuare a lavorare anche dal punto di vista caratteriale, però, ripeto, non era completamente una difesa diciamo, della next gen, quella che ha regalato il secondo e il terzo gol al Norimberga. Quindi c'erano anche elementi di esperienza, c'era Cambiaso, c'era Gatti stesso. La facilità con cui il Norimberga è andato a raddoppiare, al di là di preparazione o non preparazione,
deve un pochino anche far riflettere, ma è normale che sia. Cioè, allora, ragazzi, io dico, è meglio che determinati errori, anche di concetto, uniti a una preparazione ancora, allo stato iniziale, eccetera, ovviamente vengano commessi adesso piuttosto che vengano commessi quando le partite conteranno. Cioè, io resto dell'idea che una Juve con i tre brasiliani, con il Diz e con una condizione pari a quella del Norimberga non avrebbe perso questa partita, ma credo che avrebbe avuto tante, tante chance per vincerla. Insomma, ecco, credo che se quella stessa gara, la stessa sfida si dovesse giocare tra un paio di mesi e fosse anche ufficiale, magari avrebbe un esito ben diverso da quello che si è visto. Resta il fatto che ti chiami Juventus. E se ti chiami Juventus, devi accettare che se anche 1-0-0 potrebbe sollevare un po' di scalpore, ma sarebbe comunque abbastanza assorbito, un 2-0 avrebbe cominciato a far sorridere qualcuno, un 3-0 diventa una roba da titolo. Ecco, sei un po' beh, è il fatto di chiamarsi Juve, ragazzi, cioè. Tutto ciò che accade alla Juve viene o è ingigantito per natura e quindi io adesso mi aspetto, ma com'è giusto che sia, che si dica che Thiago Motta ha steccato la prima, è evidente, che deve lavorare molto, ma che però, attenzione, non aveva a disposizione determinati giocatori e soprattutto non aveva questa condizione. Tra l'altro c'era stata l'occasione per pareggiare questa partita con Vlahovic, ma Vlahovic ha già sbagliato tre rigori l'anno scorso, gli si è aggiunto il quarto, fortunatamente per lui in un amichevole e non in una partita ufficiale, probabilmente se avesse segnato quel rigore la partita, visto che era al 70° più o meno, la partita avrebbe preso un altro indirizzo, può anche essere, e vabbè, insomma, ragazzi, cioè, è una situazione così, va accettata. Come vanno accettate le critiche, e va accettato il fatto che un 3-0 subito dalla Juve non è sicuramente un buon inizio di stagione. Poi è un amichevole, poi tutte le attenuanti, ma non è sicuramente un buon inizio di stagione. Ecco, tutto. Vedremo come verrà accolto questo risultato. Sono molto curioso anche di sapere i vostri commenti. Sono molto curioso di vedere domani i titoli dei giornali, di leggere sui vari siti specializzati, com'è stata valutata questa partita. Ripeto, ci teniamo le dichiarazioni di Thiago Motta per entrare di nuovo nel merito di questa sfida domani, per approfondire di più qualche aspetto, perché sicuramente le sue considerazioni andranno tenute a conto. L'avete visto, non è stato utilizzato, significa che ormai è fatta per il suo passaggio alla Roma, lo sapevamo, abbiamo avuto l'ennesima conferma che quando un giocatore resta in panchina per tutti i 90 minuti significa che non è virtualmente più un giocatore della Juventus e quindi adesso vedremo e seguiremo gli sviluppi di mercato e la Juve che verrà. Sono molto curioso di poter finalmente commentare una partita della Juve con un buon grado di preparazione, soprattutto con gli elementi che mancavano oggi, almeno quattro di quelli che rappresenteranno la formazione titolare della prossima stagione, la stagione che sta per cominciare. Iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani con le dichiarazioni di Thiago Motta.